Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. Salve, grazie di esserci. Massimino di Donna è stato una pagina compressa, anche intrigante, della vicenda politica della città capoluogo, non banalizzabile o riducibile a schemi magari ideologici. Qualcosa di vivo, per la sua natura profondamente irregolare. Lui viene da una provincia vicina, Virpinia, e Virpinia è stata anche la capitale della politica italiana ai tempi della Prima Repubblica, ricorderete Ciriaco De Mita, segretario della Democrazia Cristiana, presidente del Consiglio, e ancora Nicola Mancino, poi presidente del Senato, Peppino Gargani, per citare i primi. Viene da una provincia limitrofa, incrocia un outsider come Lucio Tarquinio, che all'epoca era il riferimento di una corrente singolare della Democrazia Cristiana, Forze Nuove, un leader come Donat Cattin. Forze Nuove era la sinistra sociale, la sinistra del sindacato, la CISL, che era un sindacato anche molto conflittuale all'epoca, e delle cooperative, le cooperative bianche. E costruisce un sodalizio duraturo con il consigliere regionale. Ma Massimino ha una sua formazione, ha una sua personalità politica molto forte, evoluta direi, perché uno crede nel primato della politica, rivendica alla politica uno spazio forte, che è lo spazio del governo dei processi del reale, della combinazione degli interessi, dell'elaborazione di visioni e pensieri lunghi, della modificazione progressiva, negoziata del reale, ma anche una politica che sta con gli ultimi. Tutte queste cose definiscono poi uno spazio, un perimetro entro il quale la politica svolge un suo ruolo e viene prima. La penserà sempre così, Massimino. Ma ha una visione anche molto raffinata, direi, della chimica del potere, delle dinamiche del potere, perché ne coglie gli elementi di modernità, le liturgie comunicative, la cifra simbolica, i processi di costruzione di, si direbbe oggi, di un brand. Io ricordo la prima convention di Forze Nuove a Bari, che doveva celebrare il ruolo di Pisicchio, e lui che si avvicina e mi dice: questo è uno che cita i poeti, Montale. E del potere conosceva e frequentava le stanze, ne annusava i tic, le manie, e si muoveva, costruendo ponti, fungendo, diremmo, da ufficiale di collegamento tra quei mondi e gli ultimi, e i disperati, e i portatori di bisogno. Un ufficiale di collegamento, un connettore. Ma per quanto rivendicasse il ruolo forte della politica, quel primato non era, come dire, volontà di potenza, non era esibizione muscolare. Cioè era come se Massimino dicesse: noi siamo il partito-stato,
Noi siamo il presidio delle istituzioni, noi facciamo questo mestiere e non tolleriamo invasioni di campo, ingerenze, e voi fate altro. Voi siete la società civile, voi siete la cultura, voi siete l'opinione pubblica, voi siete l'informazione. Una separazione di funzioni, una definizione chiara di confini e un rispetto. Perché il meglio della cultura politica della Democrazia Cristiana era questo: un profondo rispetto per la complessità del gioco sociale. Rispetto non significava, come oggi, la visione militare di chi dice o stai con me o contro di me, ma rispetto significava questo: ascolto, empatia, accoglienza, l'episteme dell'accoglienza, come altri in modo più colto hanno detto. Questa è stata la cifra distintiva di quel partito. Il che significava costruire obbligazioni. Cioè tu stavi dentro, loro ti consideravano dentro un circuito, loro, la Democrazia Cristiana, e dentro questo circuito, dentro questo sistema, si costruivano appunto legami, vincoli, anche di ordine economico. Perché è come se loro dicessero, pensassero sempre: beh, c'è un'altra possibilità, una chance. È come se fossero dentro questa cultura del peccato che ci portiamo da sempre, da millenni. Fosse dentro, come dire, l'agire politico e istituzionale delle personalità di quel mondo. Massimino era così, la pensava così, ragionava così. E rispetto. Anche quando abbiamo litigato, una sola volta l'abbiamo fatto in maniera anche abbastanza vera. Quando, a inizio del mandato, del primo mandato di Franco Randella, posi il tema della famiglia, e lo dissi, perché io scrivo queste cose, perché giocate in difesa, perché se la famiglia ha un valore, come dire, è un elemento distintivo della vostra offerta politica, lo dovete dire, comunicare. Se pensate che la famiglia sia dentro il destino di questa comunità, la storia di questa comunità, e paradossalmente, come dire, sia anche un elemento di modernità visti i tempi, giocatevelo in maniera chiara, trasparente. Un po' poi lo capì, e poi comunque dovevo pareggiare, perché un'altra volta non aveva trovato anche parole giuste con me, quindi gli disse: abbiamo fatto, siamo uno a uno, abbiamo pareggiato. Ma insomma, il rapporto era questo, e con lui, e lui ha lasciato un sindaco, appunto, un sindaco che rispetto a 6-7 anni fa è cresciuto tantissimo, non solo dal punto di vista della robustezza, diciamo, politica, ma nel rapporto complicato e dialettico con il marito della moglie, insomma, ha, come dire, elaborato una visione, direi, più generale, sistemica della città, e questo è importante. Ha una famiglia, ha lasciato una famiglia, e non era scontato, non è banale, come dire, o prevedibile o qualcosa di scontato, costruire e lasciare un'eredità per la famiglia, investire sulla famiglia. E più in generale, io penso che abbia, come dire, lasciato che cosa? Un'idea di, cioè di come debba probabilmente funzionare anche una società come la nostra, la società di una città meridionale del Mezzogiorno d'Italia, dove non possono vincere pochi, pochissimi, ma dove occorre e serve allargare e dare chance di crescita, chance di partecipazione al gioco politico, economico, culturale di una comunità. Io penso che sia stato essenzialmente questo, e per questo che mi mancherà, perché per me, come dire, lui era questo, era una chance di conoscenza, di pensiero della città, appunto. Era un'idea, appunto, di appartenenza a un destino, una storia che poi alla fine
ci porta qui, ci porta a essere qui in questa città e a pensare appunto di cambiare le cose. Per questo mi mancherà Massimino. Non dimenticar le mie parole.